buongiorno gobi report o report non so com è, come come si l'accento ieri c'è stata la puntata gran clamore per la puntata sulla juve ma guardate allora innanzitutto il report anche in passato aveva fatto puntate sulla juve quando c'era la questione dei tifosi delle infiltrazioni delle associazioni a delinquere nel, nella curva eccetera ha fatto una puntata piena di illazioni e supposizioni che sono poi risultate essere non fondate o quantomeno la cosa è molto semplice, la Juventus ne è uscita pulita e non mi risulta che Report abbia fatto una puntata nella quale andava a dare delle risposte alle domande e alle illazioni che aveva fatto nella puntata, no? Perché funziona così una puntata facendo passare dei messaggi mandando delle facendo delle insinuazioni mandando diciamo dei messaggi di un certo tipo poi però quando hai delle risposte quindi degli elementi nero su bianco per fare la puntata per fare un'altra puntata con delle verità accertate non la fai e vabbè comunque ho fatto una puntata e vi dirò non ha tirato fuori niente di nuovo è quello che si è già sentito sui giornali con la differenza che sui giornali le intercettazioni le leggevi lì le interpretavano con una voce fuori campo non ci sono novità e questo in parte mi mi fa, mi fa piacere perché se ci fossero state novità eclatanti i report le avrebbe buttate fuori e invece non ci sono eh, ma la cosa secondo me assolutamente strumentale e che segue la linea della puntata di cui vi parlavo prima, è che si sentono solo le tesi dell'accusa, oltre a, a sentire l'interpretazione interpretazione vocale, quindi la presentazione vocale di intercettazioni decontestualizzate tra persone che si conoscono stralciate quindi prese solo in parte dal tut, dal, dal, dalla conversazione completa che peraltro questo come vi dicevo in passato voi provate a fare mente locale eh, nelle telefonate che fate con i vostri amici con i vostri colleghi fidati nelle chat di whatsapp del fantacalcio pensate pensateci con calma mente fredda e provate a pensare appunto se qualcuno prendesse delle, dei, le potesse ascoltare o leggere tutte e prendesse dei pezzi, ok? Secondo voi, nel 90% dei casi, in che modo ne uscireste o in che modo ne uscirebbero queste, queste intercettazioni, queste parti di chat che prendono dalle vostre conversazioni? Male, ne sono certo. Io parlo per me, per esperienza personale. Si fanno battute, si scherza, si dicono tante cose, ma in un contesto che se preso completamente ha un significato, se strapolato, se strapolato ha un altro significato. O comunque può avere, eh, può mandare dei messaggi, può, alcune frasi magari possono sembrare pesantissime. Se poi invece le vai a leggere o ascoltare nel contesto in cui sono state pronunciate, in realtà hanno un significato completamente diverso. E vabbè, quindi dicevo, si sente solo l'accusa. La, Tra l'altro, la Juventus ha mandato un comunicato che è stato letto solo parzialmente. E in questo comunicato... La Juventus scrive, siamo certi che sia una casualità che la trasmissione va in onda quattro giorni prima della procura della pronuncia sulla riapertura eventuale del caso Plusvalenze. Insomma, una porcheria. Io non auguro nessuno in Italia di doversi difendere o comunque di dover gestire perché difendere ancora la Juventus, non ci sono dei processi in corso, non l'ho ancora fatto. Sicuramente sta elaborando una strategia difensiva, ma non l'ho ancora fatto. Dicevo.. In Italia di dover affrontare situazioni del genere perché nel momento in cui escono sui giornali, sui media, quello che è uscito sulla Juve, se fosse una persona normale sarebbe distrutta, devastata e non credo che riuscirebbe a recuperare o a resistere perché è una roba vergognosa. È una roba vergognosa, cioè in tutto questo non c'è ancora un processo in corso, ci sarà e quindi non essendoci ancora un processo in corso non si sono ancora sentite le tesi della difesa non si è ancora sentito il complesso del, eh, dei contesti dal quale sono state strappolate queste le cose che abbiamo letto in questi mesi e abbiamo sentito ieri il report ripeto se capita una persona normale la vita è rovinata quindi questo per me non è essere in uno stato di diritto eh, per me i media che fanno il loro lavoro in questo modo sarebbero da radiare, poi lo so che non ci sono gli estremi ma qui posso parlare liberamente, esprimere le mie opinioni, per me fare informazione non è sta roba qui, sta roba qui è eh, come quando c'è un incidente in autostrada e dall'altra parte si fa la fila perché la gente si ferma a guardare, Questi, chi fa informazione in questo modo alimenta i guardoni è formazione dal buco della serratura una roba, secondo me, una porcheria e Report io lo guardavo con tanto interesse tanto tempo fa anni fa lo guardavo con molto interesse faceva delle bellissime quando c'era la Gabanelli faceva delle bellissime cose poi ho vissuto eh, delle cosiddette inchieste di Report eh, su argomenti che conosco e ho visto che c'erano delle informazioni che venivano date in modo parziale o comunque venivano date in un modo tale da sostenere una tesi non esplicita, mai esplicitata su report, ma che però era molto chiara. Cioè, secondo me, quando uno guarda report, anche se ovviamente loro non, non, non danno delle sentenze chiaramente, ma guardando un servizio di report uno si rende conto, finisce il servizio che nella sua testa ha già i colpevoli. Successe così anche appunto con la puntata sulla Juve, sulle tifoserie, eccetera, no? Tutti avevano già in mente che la Juventus era colpevole, poi in realtà non è stato così. E quindi il report viene costruito in quel modo e quando io ho vissuto questa situazione in cui si parlava di temi che conosco e ho visto che il messaggio che usciva, seppur non esplicitato, era quello, per me ha perso tutta la credibilità report perché non mi fido più, perché si, si tratta, di, si tratta di, 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 una, di un programma nel quale se si decide di mandare fuori un certo tipo di messaggio lo si manda fuori indipendentemente da, dalla parzialità dei contenuti dell'inchiesta che si sta facendo. E quindi per me così non funziona bene, non, non, è, non ha l'utilità che invece avrebbe potuto avere questo programma. Ieri Chiese, e, scusate, Vlaovic e Pogba hanno fatto tutto l'allenamento in gruppo, bellissima notizia, quindi siamo in procinto de, di una loro convocazione. Non dico altro perché sapete cosa direi sul fatto che altri due giocatori in un contesto come quello portato avanti da Allegri per me servono a poco, però buona notizia, insomma, Vlaovic e Pogba sono tornati in gruppo. Buona giornata Gobby!